Un giovane di Agnone, insieme alla sua famiglia, ha deciso di donare in beneficenza un potente macchinario per aiutare i medici molisani in questo momento di pandemia. Si tratta di un monitor multiparametrico di ultima generazione, arrivato direttamente dalla ditta in regione. Lo strumento, che ora si trova all'interno del pronto soccorso di Isernia, servirà agli specialisti per un'ottimale procedura di rilevazione del Covid-19 dei pazienti. Un gesto questo che unisce ancora di più la comunità in un momento di grande incertezza. Il macchinario che vediamo è un monitor multiparametrico, è un apparecchio che è indispensabile in questo periodo e un apparecchio attraverso cui si riesce a registrare tutti quanti i parametri, cioè la pressione arteriosa, la temperatura, la frequenza cardiaca, soprattutto la saturometria, che è fondamentale proprio in questo periodo per fare la diagnosi appunto di malattia da Covid-19. È un apparecchio che è destinato al pronto soccorso dell'ospedale di Agnone. È frutto di una generosa donazione, e per questo io ringrazio la persona che ce l'ha donato, di un ragazzo di Agnone che assieme alla sua famiglia ha pensato appunto di regalarci questo monitor, acquistandolo direttamente dalla ditta e facendolo appunto trasportare qui da noi. Questa famiglia, questo ragazzo ha espresso l'intenzione di rimanere anonimo, non vuole che venga fatto il suo nome, poi eventualmente saranno loro stessi a fare il nome se vorranno, però è un ragazzo che in passato, parecchi anni fa, ha avuto dei problemi di salute abbastanza seri ed è stato molto molto aiutato sia a livello dell'ospedale di Agnone, ma soprattutto è stato aiutato dalla comunità proprio stessa della città di Agnone. E quindi in un momento così difficile ha pensato in qualche modo, non dico di ripagare, ma di contribuire anche lui a questa lotta che stiamo portando per il Covid-19. Del resto fino a ieri, l'altro ieri, Agnone sembrava quasi un'isola felice, sembrava che i contagi non ce ne fossero. Questo strumento è assolutamente indispensabile al pronto soccorso. Il pronto soccorso è il luogo dove non si dovrebbe andare se uno sospetta il Covid, ma purtroppo vengono le persone. È un apparecchio di ultima generazione, tecnologicamente molto avanzato. Ripeto, attraverso la misurazione dei parametri ci dà un quadro importante nel fare una prima discriminazione se il paziente è sospetto di malattia da coronavirus oppure meno.